Ciao a tutti, aliens. Devi salutare. Ciao a tutti, aliens. Comunque, oggi sono qua con mio fratello. Scusatemi la luce, eccetera, come siamo conciati, fa niente, eravamo in casa, abbiamo deciso di fare questo video all'ultimo, quindi non rompete e supportate soprattutto. E piccolo spoiler, non prendete niente sul serio di quel che dice mio fratello, perché spara un sacco di minchiate, quindi vabbè. Minchia, che bella pubblicità È che la mi fai. verità, però vi avviso già. Vi ho chiesto di farci delle domande sotto la nostra foto. Dai, Sottosera, no, non cazzo! puoi morire. Sotto la nostra foto su Instagram, e qui ci sono le domande. Alcune si ripetono, sono più di 18, quindi cercheremo, insomma, proverò a leggerle tutte, ma se vedete che non vi rispondo è perché magari si è ripetuta la stessa domanda di prima e quindi ho evitato. Sappiate che vi salutiamo tutti e vi mandiamo un bacione a tutti, grazie mille per averle lasciate. Iniziamo, prima domanda. Ciao Saretta, come siete belli? Grazie, soprattutto io. Vi somigliate tantissimo, anche se non la vedo questa somiglianza, Sì, però fa infatti, niente. però vabbè. Comunque, volevo chiedervi se quando Luca ha deciso di trasferirsi, avevate un rapporto molto stretto e come avete vissuto l'idea di allontanarvi? Ho un fratello e mi prende male anche solo quando va in vacanza. Un bacio Ci tutti. odiavamo. Non è vero. Allora, questa domanda è una domanda che ci fa. Per quale Ho motivo poi finito. tossisce in faccia alla gente senza la mano? Questa è la domanda che ci avete fatto un po' tutti e la domanda è, non è che avevamo un brutto rapporto. Noi ci vogliamo tanto bene, ok? Nel privato. Davanti agli altri ci facciamo battutine del cazzo, noi siamo sempre fatti così. Infatti se vedete lui mi scrive sotto le foto sei brutta, io scrivo sotto lui sei brutto, però in realtà ci vogliamo molto bene, ma ci stuzzichiamo così, ecco, questa è la nostra vita. Sì, dice sempre, nessuno può offenderla tranne Esatto. Quindi quando lui se n'è andato, certo che ci sono rimasto male perché mi manchi, per esempio, adesso non lo vedevo da 2 anni e mi è mancato, ovvio, però è normale che lui debba farsi la sua vita e quindi io sono contenta per lui. Comunque sia, di base rimane il fatto che fin da piccola gli ho sempre detto che lui è stato adottato perché, come potete ben vedere, la carnagione è ben diversa. Prossima domanda, ciao ragazzi, ho da fare alcune domande per tuo fratello Luca. Com'è vivere così lontano dalla propria famiglia? E poi ti dico le altre, vai. Ok. Perché sai, il cervello piccolo ne riesce a elaborare una. Ma non è tanto difficile, anche perché comunque usando WeChat, Perché in WhatsApp, Cina si usa principalmente sì, dal WeChat. momento che WhatsApp, Facebook, YouTube, Google sono completamente illegali, ci dobbiamo adeguare usando le applicazioni cinesi. Usando WeChat riusciamo a sentirci ogni giorno, quindi non si sente molto. Ogni quanto vi sentite, appunto? Ogni, Quasi giusto, ogni quasi ogni giorno. giorno, 2 o 3 volte a Anche settimana. perché lui lavora, non è che gli sta facendo giocando a biglie. Mi piacerebbe giocare a biglie, però. Come la gestisci la lontananza da loro? Appunto, sentendosi, eh. Sì, dà Siete risposta. bellissimi, un bacione grande, mi chiamo Rita, ciao Rita, un bacione. Poi, ciao bellissimi, io sto bene, voi? Perché gli avevo chiesto come stavano. Sono Ah. una persona molto gentile. Ho un paio di domande. Luca, come ti trovi in Su Cina? Instagram sei gentile. Ora sono un No, non è camionista. vero. Come ti trovi in Cina? Di merda, no, scherzo. È un paese che cambia parecchio. Prima è facile abitarci, poi il governo decide di renderti difficile la vita. Va a periodi. Come Come hai conosciuto tua moglie? sempre tramite social network. Poi quando avevo aperto il ristorante è stata la prima cliente del mio locale e da lì non ci siamo più lasciati. Che cosa romantica. È vero? Che E pensare che ha romanticone. chiesto i soldi prima. Bastarda. E sua moglie come si trova in Italia? Innanzitutto, sua moglie si chiama. Ivy. Perché loro hanno il nome in inglese anche perché i loro nomi sono impronunciabili. Ma noi in amicizia la chiamiamo Anchidu. In realtà non si Anchidu. leggerà mai così nella vita. Hans Du si legge in un Du qualche modo, Hans. qualcosa. Chi Hans Du? Non lo so, sto improvvisando. E mi metterò delle foto qua perché è veramente molto una bella ragazza. Sua moglie come si trova in Italia? Gli abbiamo chiesto di fare il video, ma è molto timida, quindi fa niente. Risponde lei per lui per lei. No, lei in Italia si trova bene, anche perché in Cina lei è nata in un paese, in un piccolo paese, non grande come Shanghai, quindi non è abituata a tanta gente, città enormi, grattacieli come può essere Shanghai. Ci abita però da tanto. Sì, da tanto, da 4 anni come Ah, a posto. me. E in Italia invece ha trovato il suo posto ideale, poca gente, niente,
niente città grandi, le piace più che la Cina. E tu, Sara, c'è una parte del mondo in cui vorresti andare? Tutte, così ecco, la facciamo breve. Ma? Voi dovete sapere che in famiglia dico sempre fake, perché io a rientro un po' lo faremo trattato in modo la parola fico. Anche Ivy adesso ha cominciato a dire, maledetta. Prossima domanda, ciao tesoro, sì, la mia domanda è questa. Avete mai pensato di trasferirvi tutti in Cina, nel senso proprio andare a vivere lì? Ovviamente mi riferisco a te e a tua mamma, dato che tuo fratello vive già lì e tuo padre in passato pure. Allora, in realtà ci avevamo pensato, ma col cagnolone è impossibile. Sì, farlo. Anche perché dovrebbe stare tipo in quarantena per dei mesi, quindi è non... Infattibile. Quindi Slescino sta qui, finché c'è Slescino staremo tutti qui, poi magari loro, i nostri genitori o anch'io, verremmo più spesso a farti visita. Ma non è un paese, non è un paese né una città in cui trasferirsi per passare il resto della propria vita. O hai un'attività lì che ti occupa il tempo, oppure non resisti. Prossima domanda, ciao. La mia domanda è: data la distanza, il vostro rapporto è cambiato oppure è rimasto lo stesso? Se sì, come? Un bacio enorme a tutti e due. Ma è rimasto la stessa cosa? Te. Ma perché te no? No, voglio sentire. Per me è rimasto uguale. Non è cambiato niente, torni, ci vogliamo bene lo stesso, ci offendiamo come sempre. Esatto, ci in effetti non è cambiato un cazzo. No. Come si è evoluto il vostro rapporto? Siete stati sempre uniti? Che rapporto avete come fratello e sorella? L'abbiamo già spiegato. Che rapporto hai con tuo cognato? Ma io con Ivy faccio fatica a parlare perché mi vergogno. Cioè, capisco tutto, ma mi vergogno a parlarci. Però è una bellissima persona, mi piace molto, quindi ogni tanto a gesti o a faccine ci capiamo ed è super figo. Quindi va bene così. Come si è evoluto il nostro rapporto? Ma siamo sempre stati così fin da piccoli, cioè non è che ci sono grandi cose che sono cambiate. Sì, però l'unica cosa è che da piccoli, e anche adesso, me l'hai messo sempre tu nel culo. Perché cioè? Bastava che ti lamentassi con papà, mi tiravano qualcosa dietro. E ti ricordo che mi salivi sempre sulla schiena mentre giocavamo a wrestling. La vincevi sempre tu. Sì, no, e la no, vinci sempre tu. I genitori salvavano te quando io ero piccola. Ma non penso proprio. Tu non ti ricordi male. Prossima domanda, Luca, cosa ne pensi di Domenico? Penso che è un bravo ragazzo, stanno bene insieme, l'unica pecca che tifa per la squadra sbagliata, ma... Lui è juventino, come potete ben capita. Vedere da questa cover, e Domenico è del Napoli, quindi... L'unica pecca è quella. Che lavoro fa Luca e sua moglie? Hanno intenzione di aver figli? Come l'ha conosciuta? L'abbiamo già risposto. Ha intenzione di aver figli? Rispondo io sì, perché voglio un piccolo nipotino, China, ok? E dove lavori? Cioè, cosa, che lavoro fai? Allora, io faccio il pizzaiolo, lavoro in un ristorante italiano gestito da un signore romano, mentre mia moglie fa la graphic designer. Poi, avete in programma un viaggio tutti insieme? Avete un sogno in comune, quello di diventare ricchi? It comes the money. Male. Avete in programma un viaggio tutti insieme prima o poi? Purtroppo i viaggi insieme si fa fatica a farli finché c'è Slash, perché nelle pensioni non lo si può lasciare, giustamente, perché abbiamo provato e sclera. Da solo in casa no, portarlo in giro, sapete il caratterino che ha Slash, è ancora più impossibile che lasciarlo in pensione, quindi finché c'è Slash è difficile. Qualcuno qua con lui ci deve stare sempre, quindi... Ciao Sara, io sto bene, spero anche te e la tua famiglia. Io ho una domanda per Luca, come è stato all'inizio, i primi mesi, vivere in un paese straniero così lontano da casa e senza la propria lingua? Ti sei ambientato facilmente o rimpiangevi l'Italia? Un bacio a tutti e tre, un bacio a te. Primo periodo diciamo che non è stato tanto difficile, perché comunque c'è sempre stato mio padre, quindi... Beh, ma lui però si è fatto anche 6 mesi a Londra da solo, quindi era anche già abituato a fare queste cose. A parte cose. Quello, poi nel primo locale in cui ho lavorato la proprietaria parlava inglese, quindi la differenza di lingua non l'ho sentita. Perché lui è molto bravo in inglese, sembra ignorante, è ignorante perché non ha neanche il diploma, ma è molto bravo in inglese. Sì, c'ho una cazzo di terza media, ok? Ha una qualifica. Sì, qualifica professionale con cui mi ci pulisco il... però va bene. Poi tornando a casa c'era sempre mio padre la sera che era pronto a farmi il cazziato. Quindi non era come stare in Italia quasi. Poi questa è la mia migliore amichetta, è una delle mie migliori amichette. Quindi, per Luca, cosa ti manca di più dell'Italia? Tutto, dal mare alle montagne, un po' di verde, il cibo, l'aria, la vita che si fa qua. Consiglieresti ai giovani di partire all'estero o in generale in un paese così diverso dal nostro? Donò, sei intelligente. Sono scioccata. Guarda. Minchia. No, è vero. Cioè, c'è così poca rispetto per le tue fan? No, lei è la mia migliore amica. Ah, ok. Partire all'estero, sì. Un posto come la Cina, non lo so. Se uno proprio vuole andare in Cina, Giappone, comunque in Asia, consiglio prima di andarci come turista. Vede se gli piace, perché vederla come turista è una cosa. Ma star lì 24 ore al giorno, tutti i giorni... Non è una brutta città, non è un brutto paese, è particolare. No, non dico che è questo.
anzi è particolare, ti accoglie a braccia aperte, però è particolare, sì, se per uno i permessi, parte con... per le cose, tutto molto intricato, ci lamentiamo qua della burocrazia, ma lì non è che sono messi mamma mia sotto certi aspetti è impossibile. Hai imparato molto da quelle culture lì, però si impara molto viaggiando all'estero, sia a Londra che in Cina. Quello sì, soprattutto in Cina si impara il rispetto verso le altre persone, perché hanno un livello di rispetto e di aiuto verso gli altri che è infinito. Quali sono le differenze maggiori che hai riscontrato fra Italia e Cina? Allora, posso parlare solo di Shanghai, perché sto sempre lì. Vivono per lavorare, vivono per fare più soldi possibili. Soldi, non pensavo, figo, cioè solo c'è la canzone. Scusate, andiamo avanti. Vivono per fare più soldi possibili, perché là la vita costa veramente, veramente tanto. Ma cosa cazzo dici? Sarà costa. Ma costa poco viverli. Allora, un affitto di una casa media costa sui 400-500 euro al mese, che è uguale a qua. All'ospedale, per farti due flebo, devi cagare minimo 50 euro. Lì la sanità è diversa. Però, per esempio, il cibo costa meno. Vabbè, le utenze allora, costano meno. Il cibo, se vai sui prodotti cinesi, praticamente è quasi a gratis. Ma se vai su roba importata, pasta, pane, salumi o roba del genere, vino, alcolici, che a te ti piacciono tanto, no, lì ti va via uno stipendio. Vabbè, però comunque tutto sommato. No, però no, di grandi differenze no. Solo quello. Loro c'hanno non hanno la mentalità di uscire a divertirsi. Una cosa bella che hanno è il rispetto per lo straniero. Quello sì, che qua non c'è. Cioè, i turisti, anche noi, non è che li trattiamo poi molto bene. Io lo vedo in giro. Lì in Cina ti stendono il tappeto rosso proprio. Cioè, guai a chi ti tocca, guai a chi ti tratta male. Sono perfetti, l'educazione è perfetta. È difficile che vedi qualcuno che ti scippa qualcosa per strada. Gente che mendica se ne vede poca. Gente che butta cartacce, eccetera, se ne vede poca. È la questione di educazione che è diversa, che noi qua non abbiamo, e c'è da invidiargliela e basta. Lo so, ma quello sì, geni. Lo so. Poi non mi hai sicuramente insultato, ma no, sto facendo detto finta. Che sei un genio. Sicuramente mi hai insultato. Detto che sei un genio. Sicuramente mi hai insultato, non so cosa hai detto. Potendo scegliere, torneresti in Italia? Ma soprattutto, hai portato GTA, Sara? Perché sono tipo 2 anni che ve lo chiedo, e se non giochiamo in settimana vi blocco. Baci, Risp. Allora, GTA comunque ce l'ho già. Tornerei in Italia? Sì, infatti. Certo. Aveva comprato un'altra copia, quindi l'ho fottuto. E comunque si tornerei domani, potendo. Ma perché lui è un po' non mammone. No, però gli manca casa. Sono attaccato a casa mia, sono attaccato alla mia città. Non Vergato. No, non Vergato, Bologna come città. No, specifichiamo. Però non è un brutto posto la Cina, perché dopo tutti questi discorsi sembra che sia un incubo, no, stia cercando di sopravvivere Dio. Lì. Anzi, gli sta dando un sacco di opportunità lavorative. No, infatti. Curriculum, conosce gente, conosce più gente di me, cioè ormai conosce chiunque, ha imparato un po' la lingua, il cinese un po' lo sa, ha trovato sua moglie che è una bellissima persona, una bellissima ragazza. Lì lo trattano tutti bene, si sta bene, quindi non è che è una merda, è che lui manca ovviamente casa, casa è casa, qua c'ha tutti, lì è un po' da solo, tutto. Ma qua c'è la moglie. Tra tutti gli stranieri. Magari finché c'era papà sentivi anche meno la quello mancanza. Sì, ma proprio è una regola degli stranieri, oltre un certo tot di anni non ci puoi stare, devi tornare per forza indietro. Poi, di nuovo la mia migliore amica. Per Sara, hai rifatto le labbra perché mi hai bloccata dalla chat maleducata bugiarda. Prende per il culo le haters, lasciala stare, è un idiota. Il cane è molto carino. Guardalo. Oh, come si fa? Questo. Oh, Sammy è la mia migliore amica. Questo è il suo cagnolino. Si chiama Sammy. Sammy si chiama, io lo chiamo Sammy. Ah. È molto carino. Prossima domanda: che rapporto hai con la moglie di Luca? Siete andate subito d'accordo? Resteranno in Cina o vorrebbero vivere in Italia? Un bacione. Allora, quello di vivere in Italia l'abbiamo già spiegato, tutte e due farebbe piacere. Io mi sto accasciando a Luca così non ho la luce in faccia. E comunque sì, siamo andati subito d'accordo, no, che non siamo andati. Magari sì. In effetti io ho notato questa cosa nei confronti di Luca, che potrà sbugiardarmi o meno. Però avevi un pochino di paura a farcela conoscere dopo l'ultima fidanzata psicopatica che sì. Ci aveva portato a casa. L'ultima ragazza che ha portato a casa era psicopatica. Io ci sono arrivata quasi alle mani, purtroppo quasi, perché di giorno l'avrei voluta asfaltare, porca di quella puttana troia. E invece lei è molto 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 carina e gentile. Sì, soprattutto sapendo, ero
po' preoccupato solo sapendo il problema che lei ha, una ha la gamba sinistra. Allora, noi non siamo delle quelle persone che chi ha un problema fisico la lascia da parte, però ovviamente lui aveva paura che noi la prendessimo male questa cosa, perché non sì, sai mai le relazioni che purtroppo ha una persona. In Cina è, questa è una cosa brutta di quel paese. Una delle poche cose brutte che hanno. Sì, che se tu non sei perfetto, non sei bello di aspetto, sei emarginato. Tutti ti guardano, tutti ti giudicano e lei si sentiva, come si dice, imbarazzata, intimorita. Spiegalo che perché cosa. Lei da piccola ha avuto un osteosarcoma alla gamba sinistra. Solo che purtroppo con ciclo di chemio e operazioni chirurgiche non le è rimasta una bella gamba. Nel senso che ormai non la muove più, quando cammina zoppica e dal ginocchio in giù lei non muove e non sente niente. Cioè nulla di che, perché in Italia si vede gente con le stampelle 24/24, infatti qua in Italia nessuno la guarda, nessuno la fissa. È là il problema, semplicemente. In Cina purtroppo sì, mi ricordo per esempio una scena. Stava piovendo, eravamo a Nanjing Road, che è la strada principale di Shanghai. Bellissimo oltretutto. Lei poverina è caduta per terra, non c'è stato nessuno che le ha dato una mano a rialzarsi. Tu non c'eri. Io mi ero allontanato un secondo perché dovevo andare a prendere una cosa, tra l'altro per lei, e ho visto per l'ombrello per terra, sono corso subito indietro e c'era una ragazza spagnola che le ha dato una mano a rialzarsi. Purtroppo è così. È stato brutto perché è stata una ragazza straniera a darle una mano e non una persona cinese del suo stesso paese. Su quello sono un po' così. Poi semmai nei prossimi video vi racconterò anche due o tre cose che ho visto di questo tipo in Cina, perché ci è capitato anche a me, mamma. Ma lo so. Cioè si preoccupava per quello, ma nulla di che. Noi l'abbiamo accettata benissimo, è una ragazza super intelligente, laureata eccetera, ha una gran personalità, sopporta lui e ce ne vuole di sopportazione per sopportare lui. No, ma mi stai facendo una bella pubblicità, assolutamente, è super gentile, super simpatica, ride sempre, è molto gioiosa, è stupida. Più che altro noi ci eravamo preoccupati all'inizio solamente che lui non la facesse soffrire, che fosse una cosa seria, ma infatti poi è stata, perché si sono sposati. Ci eravamo solamente preoccupati che non la trattasse male. Tutti invitati al matrimonio. A proposito del matrimonio, loro si sono sposati in Cina, poi l'ambasciata ha mandato i documenti sì, qua in Italia. Sì, tramite l'ambasciata abbiamo fatto la trascrizione qua in Italia. Quindi loro sono come se fossero sposati in comune, poi quando loro si trasferiranno qua si sposeranno anche in chiesa e faremo tutta la bella cerimonia di rito normale. Ultima domanda. Ciao Luca, com'è Sara come sorella? Perfetta, la miglior sorella che si possa mai avere. Dopo ti do i 5 euro. Grazie. Solo 5 euro. Litigate spesso? Ma litigate... Non dire cazzate, che non litighiamo mai. Litigate no. Ci stai litigando adesso. Cioè facciamo discussioni per delle stronzate che dopo minuti sono finite. Sì, ma ogni quanto. Dai. La morte di Papa. Appunto, dai. E fu così che Papa Francesco adesso. XD. Quando capita, chi è che fa il primo passo per far pace? Lui. Io. Absolutely. Perché con lei non la si può vincere, la perdi sempre. Un bacio grande a tutti, PS a Bologna. Avevi fatto la videochiamata e tua moglie, scusa non ricordo il nome, ci ha fatto morire quando ha detto in italiano vaffanculo. Ah, mitica, ciao tesoro. Vabbè, per il mio vaffanculo solito ormai non manca mai. Anche quello di lei oltretutto. E quindi Nanda, queste erano le domande. Io spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto che vi sia piaciuto il mio super fratellino imbarazzato in questo video, perché era un sacco imbarazzato. Vabbè, la prima volta, cara. E quindi niente, vi mando un grosso bacione. Dì il tuo vaffanculo normale. Vaffanculo. Perché in tutti i video c'è, le veterane lo sapranno, in tutti i video diceva vaffanculo. Poi non manca mai sotto ogni video un commento con il mio vaffanculo. Esattamente. Quindi... Exo Aliens, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Sauce in my bag, swag.